voglio fare una precisazione. Marcello Sorgi, no, però, ragazzi. Voglio fare una precisazione. No. Può aspettare un attimo, Marcucci, dire, dare la parola a Sorgi, che l'ha chiesto solo, un quarto d'ora. Voglio solo dire, perché il resto veramente non... È una perdita di tempo contestarlo, insomma, è sorprendente che si sentano dire certe cose, ma non è un'ideologia l'antifascismo, è la base della Costituzione italiana. Non a caso il Movimento Sociale Italiano, che era il partito da cui proveniva Fini e dalla cui gioventù proveniva la Meloni, che di recente ha ricordato che il suo ufficio è nello studio di Almirante, non firmò la Costituzione il Movimento Sociale Italiano. Alla base della Costituzione italiana c'è l'antifascismo. C'è scritto, basta leggerlo. Quindi non è un'ideologia, è la base condivisa della Costituzione italiana. Poi se uno non si riconosce nella Costituzione... Aspetta. Poi se uno non si riconosce nella Costituzione, è libero di non riconoscersi nella Costituzione. Almirante fu un grande leader politico e durò in carica mezzo secolo senza riconoscersi nella Costituzione. A un certo punto voleva pure votare il Presidente della Repubblica. Mi sembra che si riconoscano tutti nella Costituzione, visto che nessuno vuole ricostituire il partito fascista, cosa vietata. Ok? Quindi se poi parliamo di difesa della Costituzione, quando invece la Costituzione si aggira per discriminare una parte della popolazione che esercita il suo diritto, non avete niente da dire. E mi sembra molto più... no, ma non c'entra mai niente. Cioè qua è accettata una sola posizione, cioè dire... Cioè che bisogna... Giorgia Meloni dovrebbe dire che il fascismo fa schifo, che anche se non c'entra nulla con il suo partito, con quello che ha fatto e con tutto il cammino della destra italiana negli ultimi 70 anni.